Dopo decenni di incuria ed abbandono, sono iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell'area dell'ex Draga sul lungo fiume di Pescara. È stato aperto infatti il cantiere per riqualificare gli oltre 12.000 metri quadrati dell'area situata a pochi metri dal ponte Flaiano. Sì, come diceva lei, dopo 50 anni questa è un'area abbandonata, quindi noi l'abbiamo acquistata più di 3 anni fa. Chiaramente ci sono state un po' di lamentele ultimamente, il fatto perché è una zona importante nella città di Pescara, quindi allora ecco perché abbiamo deciso di dare una bella pulita, di dare, iniziare dei lavori di, diciamo, di edilizia libera per almeno rimettere in sicurezza tutti gli edifici che ci sono. E anche perché io sono di Pescara, quindi per me sono innamorato della mia città, quindi essendo un'area, vedere il ponte Flaiano, poi vedere una struttura qui abbandonata così, quindi sicuramente spero che faccia piacere un po' a tutti, ecco. Gli operai della ditta incaricata dall'imprenditore Gabriele Faieta hanno realizzato i ponteggi per riparare e riqualificare il fabbricato esistente. Saranno eseguiti lavori di edilizia libera mantenendo le cubature esistenti, ha precisato ancora Faieta. L'immobile di oltre 2.000 metri quadrati è in totale abbandono da circa 50 anni e necessita di interventi di restauro e messa in sicurezza. Abbiamo anche fatto fatica perché purtroppo internamente c'erano anche extracomunitari, quindi abbiamo dovuto fare diverse volte gli sgomberi per chiamare le forze. E quindi al momento stiamo facendo questa pulizia, poi andremo a realizzare una banchina dove c'è una concessione, quindi ecco, al momento è ancora tutta a fase di progettazione, poi a breve dovranno realizzare anche una vasca qui, l'ACA, quindi delle vasche, diciamo, di raccolta delle acque, quindi chiaramente se non finiscono loro non potremo sistemare l'aria, quindi anche loro non so i tempi che ci metteranno, ecco. L'area esterna di 12.000 metri quadrati verrà recintata e dopo la realizzazione di due vasche per la raccolta delle acque bianche da parte dell'ACA, così come ha sottolineato Faieta, sarà riqualificata. Si pensa ad un pontile per gli ormeggi, visto che il gruppo Faieta si occupa anche di vendita e noleggio di imbarcazioni. Per vedere il progetto finale, in una delle zone di accesso maggiormente rappresentative della città, aggiunto infine Faieta, bisognerà aspettare ancora. Abbiamo avuto tante segnalazioni, quindi è ancora doveroso dargli una sistemata perché in effetti è un degrado totale, quindi, ecco, quindi sicuramente spero, ecco, che tutte le persone residenti in questa saranno, ecco, contenti di questa cosa perché 50 anni abbandonati, quindi è una cosa che fa piacere alla città, ecco.